Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito. Anziché farvi vedere degli acquisti, vi faccio vedere delle cose che io ho in casa e che voglio portare al mercatino dell'usato. In particolare si tratta di scarpe e di una valigia, quindi io per comodità ho messo le scarpe all'interno della valigia, quindi porterò una valigia di scarpe al mercatino dell'usato. Partiamo con la valigia, vi faccio vedere questa valigia che io porterò al mercatino per venderla. È una valigia rigida, piccola, ha le dimensioni del bagaglio a mano, è un colore bellissimo perché è fucsia, è una valigia nuova, ma io la do via perché ho sbagliato la misura. Quindi, siccome ho la casa piccola e non mi posso permettere di avere in casa 50.000 valigie, ho deciso di venderla, insomma, di sbarazzarmene perché in casa non ci sta e comunque un tipo di valigia così piccola io non la utilizzo perché il bagaglio a mano che uso io ha le misure di Ryanair, però proprio quelle effettive, non è più piccola. Questa invece è ancora più piccola, quindi non mi serve a nulla. E dentro a questa bellissima valigia ci sono le scarpe che io ho intenzione di dare via. Sono tutte scarpe nuove in realtà. Io le do via perché mi sono strette, quindi sono quelle scarpe che hanno una brutta vestibilità. Non so se vi è mai successo di prendere il vostro numero e poi di rendervi conto indossandole che in realtà sono più strette, quindi forse sarebbe servito un numero in più. Io le scarpe strette non riesco assolutamente a metterle, è una cosa più forte di me, mi fanno male, mi danno fastidio, non le sopporto e quindi finisce che poi non me le metto e le tengo nell'armadio. Quindi per tenerle nell'armadio così, senza utilizzarle, mi sembra che abbia più senso provare a venderle, visto che sono praticamente nuove. Ma mi fermo con le chiacchiere e vi faccio vedere le scarpe. Vi faccio vedere per prima cosa un paio di scarpe ballerine eleganti prese su AliExpress. Purtroppo io ho sbagliato il numero, non mi sono ricordata che le cose cinesi hanno una vestibilità più piccola anche quando si tratta di scarpe. Quindi un 39 in realtà è un 38, avrei dovuto prendere il 40. A me questo succede anche con i vestiti. Quando vado dai cinesi io devo sempre prendere la taglia 38 nonostante io abbia la taglia 40. E quindi devo andare su quelle ancora più piccole, altrimenti sono larghe. E questo vale anche per le scarpe, almeno per quello che è il mio piede, la mia vestibilità. Io il 39 non riesco a indossarlo, ci vuole il 40. Quindi, siccome cambiarle su AliExpress è una cosa infinitamente lunga, perché dovrei rispedirle in Cina spendendo probabilmente un sacco di soldi di spedizione, aspettare che arrivino, ho pensato, faccio prima a ricomprarle per il prezzo che hanno e queste provare a venderle, quindi magari ci faccio ancora quei 4-5 euro. Io comunque le ho pagate, mi sembra, sui 6-7 euro, una cosa del genere, quindi insomma non è una grande perdita. Comunque è un peccato perché mi piacciono veramente tanto, hanno questo strass qui laterale, sono tutte rivestite in pizzo, quindi hanno un'ottima qualità, hanno il tacco rifinito, quindi sono veramente belle, veramente eleganti e ahimè le dovrò dare via. Un altro paio di scarpe che do via veramente a malincuore sono queste. Queste sono secondo me bellissime. Sono marroni, hanno la punta aperta, hanno questi fiori, queste rose così davanti, il tacco che non è troppo alto ma neanche troppo basso, ben rifinito, ma purtroppo sono strettissime, mi fanno un male allucinante, non riesco a metterle. Inoltre sono anche dure come scarpe, non sono morbide, sono proprio rigide. E quindi io non riesco assolutamente a mettermele. Mi dispiace perché sono bellissime, ma non so cosa farci, proprio non sono portabili per me. E quindi, siccome sono nuove, perché penso che si veda anche che non le ho mai indossate, proverò a portarle sperando magari che mi diano una cifra ragionevole. Altre scarpe, ahimè, troppo strette sono queste. Queste sono un altro paio di scarpe che mi piacciono molto, sono bordeaux color rosso vino con questa bellissima fibbia dorata così sulla punta, sono delle ballerine quindi sono basse, ma mi piacciono tantissimo, però purtroppo non riesco a metterle perché sono strette e quindi anche queste mi sono decisa e a malincuore me ne separo e le porto via.
però mi piacevano. Tutte le scarpe che vediamo qua, a parte un paio che adesso vi faccio vedere, mi piacevano tutte, quindi mi dispiace proprio. Queste invece non mi piacciono, quindi queste le porto al mercatino, ma le porto molto volentieri perché invece non mi sono piaciute. Le avevo prese su AliExpress, quando le ho viste in foto mi sembravano carine, poi quando mi sono arrivate mi sono accorta che in realtà non mi piacevano e quindi queste le porto via senza troppo dispiacere. Sono color champagne, dorate, brillantate, così, e hanno tutti questi strass sulla punta, però sono troppi, sono esagerate, quindi non lo so, non mi sono piaciute. Quindi queste le porto via, ma non mi dispiace nemmeno un po'. E poi l'ultimo paio di scarpe che porto via con grande dispiacere sono queste. Queste sono leopardate, hanno questa fibbia qua rotonda davanti, la punta, sono ballerine anche queste. E mi piacciono da morire, ma sono strette. Tra l'altro, queste le ho prese di recente. Infatti, chi mi segue su Instagram forse ha visto la foto. Le avevo messe, le ho indossate per un po', ma ragazzi, è una tortura. Chi me lo fa fare? Non ce la faccio. Quindi le porto al mercatino e appena torneranno disponibili su AliExpress me le ricompro perché adesso non sono nemmeno più disponibili. Quindi appena ci saranno magari le prendo perché queste proprio mi piacevano. Tra l'altro io non ho nulla di leopardato, va tanto di moda, andava forse più di moda l'anno scorso, però comunque a me piace, volevo provare comunque ad avere un paio di scarpe così, ma per il momento dovrò attendere ancora perché queste non sono assolutamente indossabili. Bene, queste sono tutte le scarpe che voglio portare al mercatino. Se mi seguite su Instagram, poi magari lì vi faccio sapere se le scarpe sono state prese in carico oppure no, quindi se sono riuscita a venderle oppure no. Metterò magari una foto della valigia piena di scarpe, vi farò sapere nel commentino della foto se me le hanno prese, se le hanno accettate oppure no. Quindi seguitemi anche su Instagram, trovate il mio Instagram giù in info box. Detto questo, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.